今こそ響き渡れ。ciao ragazzi, oggi è il 21 novembre. In realtà è già da qualche giorno che è disponibile la missione dedicata a Final Fantasy XI. Final Fantasy XI è un altro gioco online come il 14, molto più vecchio ovviamente, addirittura stiamo compiendo mi pare i 15 anni da quando è iniziato. Io ci ho giocato abbastanza, direi un 3 anni, quindi concettualmente ho giocato più a quello che a Final Fantasy XIV per ora, però diversi anni fa, quando ancora il gioco aveva una componente di difficoltà enorme, almeno rispetto al 14, rispetto a tutti i MMORPG moderni, per cui sì, dava grandissime soddisfazioni, ma d'altro canto costringeva i giocatori a ore e ore e ore di farm e di attesa spesso per poter fare i duty. Ora siamo arrivati a una quest, e non è la prima volta che ce n'è una in questo gioco, che ci ricollega a quel mondo, il mondo di Vanadiel. Questa quest in particolare si è già ripetuta una volta l'anno scorso, identica all'evento di quest'anno, per cui se noi l'avessimo fatto l'anno scorso non potevamo rifarlo quest'anno. Io ho il nuovo personaggio, quindi quello che ho fatto per la mia serie, che non ha ancora fatto la vecchia versione di questa quest, posso riproporvela per questo playthrough. Allora, tutto si inizia qui a Limsalominsa. Vi faccio vedere la mappa, siamo nel bar, quindi lì vicino c'è Baderon, e dobbiamo parlare con Remumu. Ecco qua. Vedete che la missione si chiama A Journey to Remember. Vede una ragazza, un personaggio molto importante in realtà per Final Fantasy XI, ma a noi al momento non dice granché. Ci sono le sue vesti come ricompensa, poi ve le farò vedere quando le otterremo, e accettiamo. Allora, questa dolcissima Lalafell è una reporter dell'Arbor Herald, che sarebbe il giornale di Limsalominsa. Si è precipitata a Limsalominsa perché ha saputo che un'inusuale donna guerriera dall'estremo oriente era comparsa in questa regione, e voleva cercare di seguirla per scoprire se c'è magari la possibilità di fare uno scoop, quindi poter scrivere per il suo giornale una storia avvincente. L'anno scorso un suo collega, che si chiama Petir Winsome, le ha rubato la storia. Adesso io non ricordo a cosa si stia facendo riferimento, comunque diciamo che ha perso la possibilità di fare un articolo molto molto interessante, perché questo suo collega le ha rubato addirittura la pergamena dove lei aveva preso gli appunti dalla sua scrivania, e addirittura le vendite del giornale sono raddoppiate, quindi è diventato questo Petir un grande giornalista conosciuto ovunque. Bene, a questo punto Remumu vuole che questa sia la sua storia, non vuole assolutamente farsi fregare lo scoop, la notizia, e è venuta a sapere che questa guerriera misteriosa si sta aggirando a Costa del Sol, cioè un luogo famoso per le sue spiagge. Bene, a questo punto è da lì che dobbiamo partire. Vedete il logo di Final Fantasy XI come simbolo dell'inizio di questa missione. Allora, noi dobbiamo andare a Costa del Sol. Andiamoci subito. Bene, Remumu è qua, proprio vicino al cristallone. Possiamo riparlarle. Vedete come sta controllando la spiaggia? È alla ricerca di questa misteriosa guerriera. Dobbiamo iniziare a cercarla. Forse è proprio qua sulla spiaggia. Ah, forse l'ha vista. Eccola qua. È vestita in maniera particolare. Si capisce lontano un miglio che è un personaggio proveniente dall'estremo oriente. Ho dato un'occhiata alla sua veste, a quelle code che sembrano quelle di una fenice. Adesso vi spiegherò anche perché. Sta chiedendo
informazioni se qui intorno forse siamo a Selbina o a Maura, perché ha visto un posto in riva al mare. Selbina e Maura sono due regioni marittime in Final Fantasy XI, sono due porti piccoli, a dire il vero, sono cittadine di pescatori e sono molto caratteristiche. Non dico che somiglino a Costa del Sol, perché sono talmente piccole da non avere nemmeno la spiaggia a disposizione. La spiaggia c'è nelle zone intorno, ma la cittadina in sé non ha un suo sbocco al mare, se non proprio il porto. E noi le rispondiamo che no, perché Selbina e Maura sono posti che noi non conosciamo, noi siamo alla Noscea. E questo è un nome che Iroa non conosce, questa ragazza, quindi si trova in un posto assolutamente sconosciuto, e inoltre non si ricorda praticamente nulla a parte il suo nome. Non sa neanche perché è arrivata qua. Rimumu è sconvolta perché purtroppo non può fare un articolo di giornale su una storia, su una persona che non si ricorda nulla, quindi bisogna farle tornare la memoria in qualche maniera. Si ricorda il suo nome, ma forse, ecco, si ricorda che aveva intenzione di perseguire un sentiero di allenamenti e di perfezionamento del proprio stile di combattimento, però non ricorda altro. L'unica cosa che è nella sua mente è che aveva un maestro che le ha concesso una potente tecnica, cioè la Matsu Kyori. Sicuramente questo è essenziale per il completamento della sua missione. Interessante. Quindi forse, continuando il sentiero di apprendimento di questa tecnica, potrebbe piano piano tornarle in mente il vero motivo per cui lei si trova qua e come ci è arrivata. Remumu è adirata proprio perché per una volta che aveva la possibilità di avere una bella storia sotto mano si trova diciamo un testimone, un contatto che però non si ricorda nulla. Bisogna trovare una soluzione e diamo la possibilità alla nostra Jade di aiutarla a cercare di ricordare le cose, continuando a seguire lo schema di allenamento, o comunque sia i tentativi di perfezionare questa tecnica, sembrerebbe una tecnica orientale. Le abbiamo dato una mappa, così si può orientare, e a questo punto sarà nostro dovere cercare di darle una mano più che si può. Con questa luce, tra l'altro, il colore dei miei capelli è orrendo. Speravo in qualcosa di meglio. Ok. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare di qua. Allora, io, come vedete, so abbastanza quello che sta succedendo, perché mi sono andato a controllare su un interessante sito che si chiama Garland Tools, dove c'è l'elenco di tutte le missioni, di tutti i PNG, di tutti i dialoghi. E me le sono già lette in anticipo per poter poi sapere esattamente cosa succede. Allora, qui, in questa regione, in questa zona rotonda, apparirà un Fate. Questo Fate noi dobbiamo concluderlo insieme alla nostra amica, che comparirà, penso, insieme al Fate stesso. Immagino che sia un Fate abbastanza frequente. E nell'attesa vi posso dire due cose. Allora, questo personaggio con cui abbiamo parlato adesso, cioè Iroa, è il personaggio principale della nuova espansione, dell'ultima espansione di Final Fantasy XI. Ultima non solo perché è l'ultima che è uscita, ma anche perché è proprio l'ultima. È stato dichiarato che quella sarà l'ultima espansione per quel gioco, non ne verranno fatte delle altre. E questo personaggio è l'assistente, l'amica, l'accompagnatrice del protagonista, che siamo noi in Final Fantasy XI. Quindi il maestro a cui fa riguardo è il PG, il nostro PG. Adesso non ricordo se era ufficialmente un guerriero della luce, ma era comunque una personalità estremamente potente del mondo di Vanadiel. Mi pare che avesse anche, nell'ultima espansione, palesasse anche poteri divini, quindi era sicuramente un maestro di grande potere.
Il fatto che questa ragazza sia finita nel nostro mondo è coerente con le cose che fa in quel gioco, perché spesso questa ragazza si sposta nel tempo e si sposta anche, mi pare di aver capito, anche nelle dimensioni. Quindi è assolutamente plausibile che sia finita per qualche ragione in questo mondo. Scopriremo poi più avanti nella missione qual è il vero motivo del suo arrivo qui a Eorzea, anche se lei non se lo ricorda, poi in realtà i motivi ci sono. Un'altra cosa interessante di questo personaggio è un dato statistico, nel senso che uno è protagonista di uno dei pochissimi momenti nella storia di tutta la saga di Final Fantasy. Io sono andato a controllare, ce ne saranno se non una decina in tutti i giochi della saga, in cui c'è la rottura della quarta parete. Cosa intendo? Che nella cutscene finale, quando Iroha saluta il PG per poi ripartire per un viaggio nel tempo e nello spazio, donando anche oltretutto parte dei suoi capelli, una ciocca dei suoi capelli al protagonista, quindi al nostro personaggio, per donargli il potere di Fenice, perché lei è la reincarnazione di Fenice e ha in sé il potere della Summon Fenice, addirittura si gira verso chi guarda, quindi verso la telecamera per intenderci, e ringrazia i personaggi, ringrazia i giocatori per aver giocato per così tanto tempo, per aver difeso Vanadiel per 14 anni. Ora, questa era una missione uscita l'anno scorso, quest'anno sarebbe già il 15° anniversario, ma quel dialogo è rimasto tale, quindi adesso ringrazierebbe per 15 anni di salvezza di Vanadiel per mano del nostro personaggio. Ecco, è apparsa Iroha. Vedete che ha una lama infuocata. Ed ecco, iniziare Our Favorite Pastime, dove dobbiamo sconfiggere dei crab. Allora, i crab in Final Fantasy XI sono identici a questo, a dire il vero. Una cosa interessante è che il miglioramento nell'utilizzo dell'arma, perché in quel gioco c'è la possibilità di skillare fisicamente l'arma, cosa che accadeva anche per esempio in Final Fantasy 2. Poi adesso non ricordo in quanti altri giochi c'era questo skillaggio per diventare sempre più potenti utilizzando la specifica arma. In Final Fantasy 11 colpire nemici che avevano alta difesa aumentava la probabilità di migliorare la nostra skill. Per esempio, se io avevo skill 10 e combattevo contro un nemico con una bassa difesa, magari non riuscivo ad alzarmi a 11, sto facendo un esempio molto rapido. Invece, combattendo contro i granchi, che erano nemici di basso livello ma con alta difesa, era facile riuscire a migliorare la nostra skill e andare quindi a un punteggio più alto. Quindi i giocatori spesso si spostavano alla ricerca di appunto granchi nelle zone di livello giusto, quindi quando dovevano per esempio livellare la loro arma o anche livellare altre armi, magari per sfizio, per vedere di alzare il livello di tutto il loro arsenale, normalmente si cercavano nemici come questi, quindi come appunto dei granchi. Andavano a cercare nelle varie zone, magari cercavano lo specifico mostro che sapevano di poter sconfiggere, ma avevano una difesa abbastanza alta da poter far skillare la loro arma, ed era un bel sistema. In questa missione, in questo Fate, poi vedremo anche nel dialogo immediatamente successivo, la nostra Iroha ci dirà che appunto ha avuto la sensazione che questi nemici fossero adeguati per migliorare la propria skill di combattimento, che a livello di roleplay poi alla fine è come se avesse fatto la ricerca di quale nemico era l'ideale per poter skillare la propria arma. Stiamo per concludere il Fate, intanto è diventato notte. A me non dispiacciono queste quest che hanno all'interno i Fate, se non fosse che appunto i Fate spesso non sono così
frequenti. Ora, in questo caso mi pare di ricordare che avesse una frequenza molto alta, ma c'erano state delle situazioni anche in Ariane Reborn, ai tempi che dovevamo sbloccare la torre di cristallo, per esempio per un contenuto che è stato aggiunto durante una patch. Mi ricordo addirittura che il primo giorno in cui è stata aggiunta, mi pare che si trattasse della famosa 2.1, la primissima patch di Ariane Reborn, era buggato e non comparivano gli specifici fate. È stato un dramma quel giorno. Bene, abbiamo completato il duty necessario. La ragazza ci ringrazia. Guardate com'è bella la sua lama e come ricorda l'estetica di Fenice con questo suo body. A questo punto la nostra prossima meta sarà l'Imsalominsa, anche perché abbiamo trovato alla fine di questa fate una particolare pietra che sembrerebbe strana. Forse dobbiamo parlarne con Iroha. Siamo arrivati all'Imsa e ci stiamo dirigendo nella piazzetta coperta qui vicino a Cristallone. Ok, è stato utile, si sente rinvigorita da questo allenamento in spiaggia e si rende conto di quanto appunto questi crab, questi granchi, siano stati utili per fare pratica. Le diamo anche un oggetto che abbiamo trovato, cioè questa Optistone Shard, che forse ha qualche connessione con la perdita di memoria di Iroha. Percepisce in questa pietra qualcosa di familiare, qualcosa di oscuro. Nella parte... Ecco, vediamo tra l'altro un'immagine del Dark Lord. Dark Lord è l'antagonista principale della prima parte, quantomeno io quella che ricordo essere la prima parte della storyline di Final Fantasy XI. Io ricordo che lo sconfissi perché diciamo che poteva corrispondere a quello che è la 2.0 di Ariane Reborn, quindi diciamo una parte abbastanza autoconclusiva della trama principale del gioco. Mi pare che si arrivasse fino al rank 5, cioè una serie di quest che arrivavano al Dark Lord, poi ce n'erano altre che erano state aggiunte in patch successive. Qui parla del Lord of Shadow. Io lo ricordo come un fight molto molto difficile, però poi fatto ad alti livelli. Ai tempi non esisteva il level sync, quindi se noi avevamo 20, 30, 40 livelli in più, noi andavamo lì e lo distruggevamo, quindi ricordo di averlo sconfitto a un livello molto più alto in realtà di quello che era richiesto. Continuiamo la nostra missione. La stessa Iroha ci dice che queste visioni probabilmente sono relative alla sua missione in questo luogo e forse è quello che il maestro voleva per lei. Comunque, non abbiamo molte risposte, forse bisogna continuare a allenarsi, quindi a perfezionare la Matsukiori. Chiedendo in giro, lei ha avuto possibilità di chiedere in che luogo avrebbe potuto incontrare delle creature oscure per poterle combattere, e qui le hanno suggerito di andare a Uke Manor, vicino a Gridania, dove ci sono appunto in effetti creature provenienti dalla dimensione oscura, quindi nello specifico dei demoni. Quindi ci vedremo direttamente davanti ad Uke Manor per un secondo Fate. Ecco che stiamo arrivando e il Fate è già attivo, quindi cercherò di entrarci e portarlo a termine. Purtroppo l'hanno già iniziato, spero di riuscire a ottenere una valutazione necessaria utilizzando gli attacchi ad area per richiamare l'attenzione dei nemici. Allora, Iroha tra l'altro sta per soccombere, la sua vita è veramente bassa. Devo cercare di
distogliere l'attenzione di tutti i nemici e fare in maniera che colpiscano me piuttosto che lei. Allora, i Gore Demon, ecco i nemici forse che dovevamo affrontare. Ne mancano pochissimi, forse ne basta solo uno. Speriamo di riuscire a ottenere la necessaria quantità di, diciamo, punteggio di questo Fate per avere la valutazione oro. Non penso che questa verrà perché siamo arrivati davvero troppo in ritardo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto anche una particolare pietra, esattamente come era già accaduto. La ragazza ci ringrazia, anche se noi stiamo ancora combattendo contro un maledetto Ahriman. E se ne va. A questo punto dobbiamo incontrarla a Gridania e io mi teleporterò direttamente lì per vedere come andrà avanti questa missione. Eccoci a Gridania, il prosieguo è qua, dovrebbe essere proprio qui all'interno di questa taverna. Oltretutto ci sono missioni interessanti che potrei sbloccare, ma lo farò in un altro momento. Adesso mi interessa soltanto parlare con Iroha e proseguire. Un'altra pietra, forse arriverà un altro ricordo. Un altro effetto tipo quello dell'eco. Ecco Prisk, un altro personaggio, nostro compagno, nostro amico, nostra, perché appunto è una ragazza, in Final Fantasy XI. Prisk, inoltre, l'abbiamo già incontrata in Final Fantasy Dissidia 012, come personaggio che si aggiungeva a Shantotto, anche se entrambe erano dallo stesso schieramento, a rappresentare Final Fantasy XI. Iroha ha chiesto in giro che un altro luogo dove poter mettere alla prova le proprie abilità potrebbe essere il Sagoli Desert, dove esiste una creatura terribile che infesta il deserto. Si tratta di un grosso scorpione che poi noi scopriremo, mi pare che si chiami Serket. Lo andiamo a pescare, sarà probabilmente il riferimento del nostro prossimo Fate.